siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Come prima cosa voglio ringraziare tutti gli intervenuti e che un cittadino di Guardia Grele per questo appuntamento importante. Dovendo parlare di Giacinto Auriti, mi sono chiesto se avessi dovuto parlare dell'amico di famiglia oppure del cittadino Don Giacinto, come per almeno 3 generazioni lo abbiamo conosciuto e chiamato, o se avessi dovuto parlare dell'esimio professore studioso Giacinto Auriti. Mi chiedevo questo mentre ero su di una scogliera di fronte ad un mare in burrasca e un grosso gabbiano da dispiegate si lasciava trasportare dal vento. Una cosa mi è parsa subito chiara ed evidente: che Giacinto Auriti non è stato mai la persona che si è lasciata trasportare dagli eventi, ma è stato ed è voluto sempre essere il timoniere della propria vita e delle proprie azioni. E questo suo modo di essere è il filo che unisce l'amico di famiglia, il concittadino, il professore. Lo ricordo quando a cena passava la sera a chiamare mio padre, ma non saliva per non turbare la tranquillità serale della famiglia. Ricordo le sue risate di scherno dopo aver vinto un piatto a poker bluffando, o schernire la fortuna dell'amico che gli aveva rubato il piatto nelle serate natalizie passate con gli amici. Lo ricordo come l'amico di famiglia pronto a mettersi a disposizione in caso di bisogno. Ma il cittadino Giacinto Auriti, Don Giacinto, come era chiamato in segno di rispetto, era a disposizione di tutti. Per chiunque si rivolgesse a lui e per tutti aveva la parola giusta ed un moto di sostegno. E chiunque si poteva accompagnare a lui nelle calde serate estive o nelle fredde serate invernali, nelle quali risoleva passeggiare discorrendo di politica, di economia, di giustizia e con chiunque, perché è una sua dote che lo ha fatto grande e che oggi più di ieri è da apprezzare, vista la pochezza di quanti parlano oggi, perché in pochi sanno e pochi sanno far capire. Dicevo che una sua dote speciale era quella di saper parlare e farsi capire da tutti, adattando e modulando l'argomento sulle capacità dell'interlocutore. Per questo penso che tutte le persone che lo hanno conosciuto, lo hanno apprezzato e ricordano con nostalgia le passeggiate e le discussioni fatte in strada, gli insegnamenti che era capace di dare, specie a noi giovani, rendito con gli occhi dell'affetto e della stima e non certo per piaceria. Non basta giustificare l'intitolazione di questo largo, che da alcuni documenti in tempi non recenti pare si chiamasse già Largo Auriti. Questa amministrazione comunale, interpretando anche il desiderio espresso da tanti cittadini, ha voluto rendere omaggio all'uomo ed in particolare al professore Giacinto Auriti, per quello che lui è stato per la nostra città. Forse pochi conoscono la vita e le opere di Giacinto Auriti. Nato, e lo dico ad onor di cronaca perché non è di Guardia Grele, nato a Guardia Grele il 10 ottobre 1923 da Michela e Filippo, discendente da nobile famiglia dell'uomo che aveva già dato il Natale ad un avo presidente della Corte di Cassazione. Conseguì la laurea in giurisprudenza a Roma, presso l'Università La Sapienza, dove ebbe inizio una lunga carriera accademica in qualità di assistente della cattedra di diritto della navigazione, della quale diventa successivamente professore associato ed infine ordinario. Successivamente partecipa alla fondazione dell'Università Gabriele D'Annunzio, occupandosi della nascita della facoltà di giurisprudenza presso la città di Teramo, della quale viene eletto preside e prorettore. Nella neonata facoltà ricopre la cattedra di diritto della navigazione, teoria generale del diritto e filosofia del diritto, e anche reggente della cattedra di diritto internazionale. Per la ricca attività accademica e le numerose pubblicazioni fatte, viene chiamato a partecipare ad alcune commissioni internazionali, tra cui quella per la compilazione della parte commerciale del Codice Civile Greco. Nel frattempo a Teramo getta le basi della teoria del valore indotto della moneta e della proprietà popolare della moneta.
impegnato nella confutazione della teoria monetaria classica, conduce una serie di iniziative come segretario generale del sindacato antiusura ed in tale veste si adopera per la presentazione di 2 disegni di legge in Senato per l'affermazione della proprietà popolare della moneta, rispettivamente nel 1995 primo firmatario senatore Natali e nel 2001 primo firmatario senatore Monteleone. Va ricordato anche che il professor Jerry Lobdell dell'Università della California propose di assegnare al professor Auriti il prestigiosissimo riconoscimento del premio Nobel, cosa che mai poté concretizzarsi per il forte contrasto anche delle lobby bancarie. Nel 2000 le sue teorie monetarie conoscono la ribalta internazionale grazie all'esperimento del SIMEC, moneta popolare entrata in circolazione a Guardia Grele a partire dal 20 luglio 2000. Pur con alterne vicende che impegnano il professor Giacinto Auriti in strascichi giudiziari e vedono prima il sequestro ed a distanza di un mese il dissequestro ad opera delle forze dell'ordine, il SIMEC ha l'effetto di portare all'ordine del circuito economico internazionale il problema della moneta di popolo, facendo altresì rimbalzare la città di Guardia Grele sui quotidiani e televisioni nazionali ed internazionali a cui potersi sempre aggrappare. Dalla signora Rachele ai figli Michela, Francesca, Clelia, Raffaella e Filippo ha avuto le soddisfazioni e le gioie che solo un marito premuroso ed un padre affettuoso può aspettarsi. Il professor Giacinto Auriti è stato stroncato da un male incurabile l'11 agosto 2006. Ho voluto ricordare le tappe fondamentali della carriera e della vita del professor Auriti perché anche chi non l'ha conosciuto o ha avuto modo di apprezzarlo poco possa avere lo stimolo a conoscerlo meglio per la vivacità dell'intelligenza, l'umanità dimostrata, la signorilità d'animo mai ostentata. Ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti, tutti voi che oggi siete qui convenuti per esprimere la gratitudine nei confronti di un nostro illustre concittadino e soprattutto ringrazio la famiglia che è voluta essere presente qui oggi con noi. Invito il figlio avvocato Filippo ad avvicinarsi. Grazie Filippo, se vuoi aggiungere qualcosa, qualche ricordo, poi procederemo. Ringrazio voi tutti, ringrazio il Comune, il Sindaco per le bellissime parole che ha speso per papà. Vedo tanti amici qui oggi in piazza, tante persone che oggi papà sarebbe stato felicissimo di rivedere, di rincontrare, di salutare, magari avrebbe invitato a prendere un caffè al bar o a fare un 3-7 giù lungo il corso, ecco, questi erano dei momenti per lui immancabili. Ogni volta per lui tornare a Guardia Grele era non solo l'orgoglio di ritornare a casa, perché insomma, papà insomma, qui era casa sua, è sempre stata casa sua, ma era appunto ritornare fra la gente che gli ha sempre voluto bene e a cui lui voleva tantissimo, tantissimo bene. Ecco. Per lui scendere in piazza, camminare, incontrare insomma, i suoi amici lungo il corso era ogni giorno un'esperienza nuova e piena di novità. Lui insomma si compiaceva di incontrare chiunque, di parlare con chiunque, di confrontarsi con chiunque, ecco. In quella bellissima estate insomma, del 2000, che forse insomma, molti di noi qui ricordano, non è un caso, a mio avviso, non è un caso che insomma, il sindaco Caramanico diciamo, apparentemente potesse condividere idee politiche come dire, non del tutto identiche rispetto a quelle di papà, un po' lontane da quelle di papà, ma in quella stagione così magica forse, fu proprio questa loro diversità che invece li unì in questa grande avventura. E, ancora oggi la gente mi ferma, insomma, mi ricorda di cos'era papà, cosa faceva papà, cosa diceva papà. E la cosa più bella è sapere appunto che nei ricordi, voglio sperare anche nelle azioni di tutti noi, papà possa appunto continuare a essere sempre presente qui a Guardia Grele. E il fatto oggi appunto di dedicargli questa targa, spero che insomma, contribuisca a far sentire sempre di più papà e la famiglia Auriti
legata e sempre più legata a Guardia Grele. Vi ringrazio ancora e insomma non so, sono anche un po' commosso, non saprei più cosa aggiungere. Grazie.